Ciao! Questa che leggo per voi è la storia del pavone vanitoso. Aries era un pavone molto orgoglioso del proprio aspetto. E difatti era proprio bellissimo. Un bel mattino il vanitoso animale, trascinando la sua lunga e variopinta coda su tutto il viale del giardino, sotto gli occhi incantati di un gruppetto di bambini, volle fare qualcosa di più, li volle salutare con un canto, ma ahimè, emise un suono che era veramente brutto, ma veramente sgradevole. Egli se ne accorse e con enorme sgomento si rivolse al cielo e chiese: "Ma perché mi hai dato una voce così orrenda?" E poi, in tono di supplica, disse: "All'usignolo, che è un uccellino piccolo, brutto e misero, hai dato un canto melodioso, meraviglioso. E a me che sono bello come sono, hai dato un canto che più stonato di così non è possibile." "Vergognati," gli rispose il cielo, "vergognati. Non dovresti proprio lamentarti. Te ti ho fornito dei colori più belli, vivaci e luminosi. Hai una coda che sembra tempestata di pietre preziose, una cosa da fare invidia anche a un gioielliere. E tu pretendi anche una bella voce." Ad ogni animale il cielo dà una qualità speciale. Tu hai avuto la bellezza e accontentati di quella, altrimenti, guarda, se sento ancora una lamentela, ti faccio sparire le penne dalla coda, così diventi brutto e dovrai dire addio alla tua vanità." Questa storia ci insegna che a ognuno di noi, Madre Natura, ha dato delle qualità. Ognuno di noi è speciale a modo suo. Non dobbiamo essere perfetti per forza. Dobbiamo saperci accontentare. Ciao!